Ho mappato tutta la topografia dell'impianto. Questi condotti ospitano tutta la cablatura, fibre ottiche, cavi CAT 5, tutto. Fammi entrare e potrò accedere a tutta la loro rete. Andiamo. Ora abbiamo un resoconto completo dell'intera operazione Sezione Rossa. Il vero nome di Singularity è Grant Morrill. Grant Morrill? Chi è? Chi tu ci creda o no, era un ragioniere dell'Interpol, verificava i bilanci dei progetti top secret. In realtà faceva ben più di questo. Teneva copie personali di tutto quello che controllava per individuare i suoi obiettivi futuri. 5 anni fa ha lasciato l'Interpol e, chissà come, ha ottenuto un finanziamento. Ha comprato l'Aeroscience Integrated Technologies di Helsinki e ha creato la Sezione Rossa. Dal nulla. Ha costruito il suo esercito personale. Lawrence ha ricostruito il progetto Dark Mirror in reverse engineering. Grazie ai campioni che avete raccolto in Perù, sono riuscito a scoprire che per sintetizzare l'estratto delle piante usano materiale genetico e cellulare del toxicodendro. Non avete ancora scoperto cosa serve? No, ma manca poco. La cattiva notizia è, se noi abbiamo ricostruito il progetto, lo farà anche Singularity. Ci siamo. La figlia di Hargrove, Blake. Pensi che sia ancora viva? Fino a quando Singularity penserà di averne bisogno, ha una possibilità. Andiamo. Episodio 7, parte 1. Sezione rossa. Allora è andata così. Un anonimo ragioniere dell'Interpol viene casualmente a conoscenza di alcune informazioni segrete e decide di sfruttarle fondando un gruppo paramilitare denominato Sezione Rossa. Singularity, liberato dalla sua coltre di mistero, non è altri che Grant Morrill, un impiegato di infimo livello, un merdoso contabile. Ucciderlo non è destino, è un obbligo morale. Destino. Ho ucciso Touchstone, è come se l'ho ucciso. Ho trovato la base della Sezione Rossa e la distruggerò. Troverò il progetto Dark Mirror e distruggerò anche quello. Blake, la figlia di Margrove, è qui da qualche parte. La troverò e la porterò in salvo. E le dirò quanto significasse per me sua madre. Le dirò tutto quello che non ho saputo dire ad Edison. Devo arrivare sul tetto. Mi servirà una spinta. Ok, ci vediamo dentro. Prima voglio dare un'occhiata a questi carichi di merci. Oh, c'è anche Lian. Andiamo. Oh, ho capito, qua sono. Andiamo. Vai, forza, cammina. Ehi, andiamo. Oh, ho capito, qua sono. Spingi. Grazie, Gabe. Ci vediamo dentro. Ah, quindi lei si è infiltrata già. Ecco, ora la devo coprire. Merda. Con un M16, tra l'altro. Sì, va bene. Vabbè, minchia, questo qua sotto col giubbotto antiproiettile. Che puttanata, madonna di Dio. Cioè, veramente fatte completamente a caso ste robe. Riesci a toglierle di dosso quel riflettore? Ora dovrebbe andare meglio, ma le serve fuoco di
Cioè, se solo i comandi non fossero così ignobili, sarebbe anche bella questa parte. Madonna mia, che brutta sta parte. Senza neanche un target lock o qualcosa. Controllerò la situazione da qui. Buona fortuna lì a terra. Se riesco a entrare nel camion, posso scoprire cosa stanno spedendo. E magari capire meglio con cosa abbiamo a che fare. Leon, dietro di te! Roger, Xing, passo e chiudo. Qui ci vuole la keycard e noi keycard non ce l'abbiamo. Allora, vediamo se possiamo prendere altre munizioni qua in giro. Ok, qui abbiamo preso qualche munizione. Qui siamo a posto. Presa. Ecco qua. Ah, abbiamo preso la keycard, quindi posso entrare qua. Forse c'è qualche segreto o qualcosa. Ah, o mi serve probabilmente solo per andare... Mm. La granata addirittura pure, top. Ah, mi serve per entrare nel camion. Perché da qui non ci posso andare, quindi io... No, quindi io giustamente salgo qua. Ma sono le tute. Carico di munizioni. Non ho mai visto corazze del genere. Probabilmente le hanno progettate loro. Cercherò altre informazioni. Tienimi informato. Io entro. È in uno di questi camion. Sparpagliamoci, lo troveremo. Perché non te la metti una di queste... Così bello. Madonna mia, quanto cazzo mi ha tolto? E poi tutto in una volta mi ha tolto gli HP. Allora qua mi spunterà sicuramente qualcuno. Easy. Lì c'è il condotto di ventilazione. Beh, palese questo. Ecco, quando sono le cose intuitive, nel senso fatte... Che le capisci subito, ok, ci sta. Se non le capisci sei scemo. Ma se quando, per esempio, faccio l'esempio prima dell'ascensore, cioè non ti fanno vedere qual è l'interazione giusta, ti fanno vedere solo la scala, ok, so che devo scendere la scala, ma... Cioè, non è che mi posso inventare il resto. Tipo ora qua, per esempio,
io ho disattivato, quindi devo tornare indietro probabilmente. Ah, ecco, ho disattivato praticamente le ventole in modo tale che mi fanno passare. Cioè loro qua tecnicamente ti fanno queste sezioni per farti nascondere e farti fare ste robe, quando paradossalmente tu puoi camminare dritto per dritto. Oddio. Ormai è finita, Logan. Gabe, ti copro io. Merda. Un bel vestito, non è vero? Teresa, che sai dirmi di questa corazza? È impressionante, Gabe. L'alimentazione interna le permette di polarizzare le placche esterne. Finché ha energia, è praticamente indistruttibile. Elettrica potrebbe interrompere i circuiti e indebolirla per un po', ma solo per poco. Scusa. Un'interferenza elettrica? Se provi a tenerlo giù, come cazzo lo dovrei tenere giù? Ah, ecco, mi frizza. Vabbè, minchia, giusto gli si è... Affanculo. Vabbè, madonna, ma è completamente rincoglionito. Completamente rincoglionito, veramente il movimento è un qualcosa di osceno. Da qui posso accedere al sistema di ventilazione. Non appena mi sarò infiltrata nella loro rete, sapremo dove si trova Singularity. Bene, io devo trovare Blake. Non ci resta molto tempo.